cosa? Sto riprendendo, perché non devo sui social. A me sta riprendendo a me? Sì, e vorrei vedere, vorrei sapere il suo nome e vorrei anche sapere, vorrei anche vedere il foglio dove c'è scritto che noi è lei. Possiamo fare una cosa, lo fermiamo. Fermiamo il tram, se lei non ce l'ha. Chiamiamo la polizia, blocchiamo tutto e le faccio fare un bel fare a lei, così siamo tutti contenti. Facciamo così? Posso farlo pure, così lei si prende le responsabilità e prende il verbale. È una denuncia per pubblico servizio che lo sta bloccando. Ok, ma prima intanto, siccome me l'ha chiesto lei, vorrei sapere il suo nome. Il mio nome? Sì. Lo faccio. Il mio nome è Fabrizio. Cognome? Cognome non ricordo. Va bene, il foglio... Cioè, mi sta facendo 3.000 domande che non servono. Ma lei, aspetta, io... Ma io posso anche non averlo, il documento. Che mi soffocco il tram, chiamiamo il polsello, no, è passi qua. Passi qua, che mi fanno la multa? Lo facciamo? Che mi fanno... Intende che passi qua, nel senso che mi fanno la multa? La denuncia perché lei blocca un tram, lo blocca per un servizio pubblico. Scendiamo alla prossima fermata. Cioè, la ma... Intanto il suo nome me lo può dire, il suo nome e cognome. Ma lei scusi, fa un servizio pubblico, perciò potrebbe dire il suo nome e cognome. Io non ce l'ho. Ma io lo posso dire pure il mio nome e cognome. Allora, facciamo come dico io, che non blocchiamo il tram. Potrei scendere anche ora, non è un problema. No, scendere, non blocchiamo. Bloccarlo tutto? E seriamente vuole fare questa cosa solo per una ragazzina che non è Green Pass? Non è ragazzina. Vabbè, scendiamo. Non è ragazzina. Cioè, non è una cosa di ragazzino meno, sul tram adesso, con i mezzi pubblici, bisogna avere il Green Pass. Anche se comunque è una cosa anticostituzionale. Ma io non posso farle niente se è anticostituzionale o meno. Perciò comunque non lo può far vedere, dove lei c'è scritto che deve controllarlo. Aspetta, state zitta. Facciamo. Perciò mi può fare vedere dove c'è scritto che lei deve controllare i Green Pass. Ce l'ha scritto? Perciò lei non ce l'ha, perciò lei non li potrebbe controllare. Venite con me, gentilmente, va. E blocchiamo il tram e chiamiamo il consiglio. Okay? Onestamente non penso che ci sia bisogno. Non ti preoccupare, scendiamo, non ti preoccupare. Perché se comunque lei ha un foglio dove c'è scritto che può... Andiamo, per favore, Mario. Anche dico, ci sta girando il video. Sì. Cioè adesso lei scende. C'è una presa per in giro che sta facendo. Il video? Anche il video che fai. Mari, possiamo scendere che mi sta venendo l'ansia. Vieni, andiamo. Va bene, però comunque la prossima volta le consiglio, se poi deve, se ci sarà qualcun altro che glielo chiederà, gli consiglio di farglielo vedere, perché lei fa brutta figura. Perché fargli vedere cosa? Il foglio dove c'è scritto che lei può controllare i Green Pass. Sì, ma lei lo sa che c'è una regola che si deve salire sopra il tram con i mezzi pubblici con il Green Pass. So. Sì, e allora perché non ce l'ha? Perché non ce l'ho, perché è anticostituzionale il Green Pass. Sì, ma questo non deve dirlo a me, io sto facendo un lavoro. È un lavoro pubblico, giusto? Pubblico, perciò sì. Mi potrebbe dire anche nome e cognome. Non glielo posso dire il nome. Perché non me lo può dire? Io lo dico. Sì, certo. Piacere. Piacere. Vabbè, comunque, se deve scendere, scenda così. Facciamo, se non blocchiamo direttamente il tram. Va bene, lo scendo. Sarebbe la cosa migliore, così lei si rende conto quello che fa. Giusto. Giusto. Mi deve... Così non si lamenta, tipo con me, che sto facendo un servizio. E parla con le forze dell'ordine e si va a spiegare come funziona. Bene. Sì. Ok, in tutto questo io non so nemmeno se c'ho il diritto, anche se avessi Green Pass, non so nemmeno se c'ho il diritto di controllarlo. Va bene, non è un problema.